Vai, partito. Nuovo giorno, nuovo sentiero qua in Basenato. Questo qua che vi porto oggi è il sentiero che si chiama Madre Natura. E non è stato costruito tanto tempo fa, però è molto molto carino. Ciao! Greppi! Ciao! Non so chi era, però va bene così. Dicevo, non è stato costruito tanto tempo fa. È molto carino perché ha questa parte qua con un po' di sponde nella, con della terra, non troppe pietre. E poi una seconda parte invece che a me personalmente non piace tanto, è molto pianeggiante. E dicevo, questa parte qua è molto divertente ma anche molto allenante, perché ci sono contropendenze e curve con diversa inclinazione, quindi è molto utile per, come allenamento. E sul bagnato è una cosa incredibile perché scivola tantissimo e si impara veramente a controllare la bici. Adesso c'è questo tratto qua nuovo, una volta si andava a destra, che l'entrata è un po' brutta, però dopo c'è un doppio che vi faccio vedere adesso. Qua mi allargo abbastanza bene, taglio un po' questa curva qua e rap, si prende un bel po' di velocità ed è molto molto divertente. E questa parte qua infatti poi scorre molto di più facendo quel doppio lì e si vola via in questa parte in piano. Qualche roccia, qua a destra abbiamo il sentiero dell'H e qua a sinistra Basenato, che vi ho già portato sul canale, se non l'avete visto guardatelo. E niente, qua c'è una parte un po' in piano da far scorrere. Ora io sto frenando un po' troppo, però ho appena mangiato e sono anche un po' pesante, scusate. E niente, questo secondo me è un sentiero un po' più bello da fare con la bici d'enduro che col DH. Io oggi sono con la bici di discesa per provare delle cose e niente. Poi c'è una parte un po' strana però ancora scorrevole, che ha delle curve senza sponda e delle gobbe dove bisogna lavorare molto con il corpo per fare velocità. Però con l'enduro, come dicevo, secondo me è meglio perché un po' più leggera, un po' più scattante, reattiva e scorre un po' di più, però non è male, dai. Mentre invece la parte dopo che vi faccio vedere, dopo la strada sterrata, a me veramente non piace, scusate, vedrete comunque. Rap. Transfer. Anticipo. C'è un po' di brecciolino oggi, quindi le curve scivolano parecchio. Però giornata fantastica, sole, caldo, l'inverno a gennaio comunque è tutto oro questo. Lungo. Rap. Parte con le rocce abbastanza corta. E adesso c'è una piccola parte in salita, dopo di questa piccolo salto, ecco qua, e inside line, e qua si arriva sulla strada sferrata dove più o meno arrivano tutti i sentieri di Basenato, la metà, che si chiama strada della colla, e poi parte la seconda parte. Ok, ecco la seconda parte di cui vi parlavo, dopo la strada della colla, e vi dicevo che a me non piace per niente perché è tutta così tortuosa, vedete quanto tornano indietro queste curve, e poi ci sono questi pezzi in piano di collegamento tra una sezione e l'altra che proprio non sopporto. E parte questa parte qua che è bella staccata, però
cioè ci sono le curve spaccate a metà, proprio nel punto in cui dovresti spingere, anche questa, e proprio non mi va giù. Comunque ancora qualche tornante, vedete qua ancora salita, proprio senza ritmo secondo me da sentire, a parte questa parte qua che invece è bella rocciosa, forte, veloce. Qui col DH se ci diverte un bel po'. Adesso si arriva sull'asfalto, praticamente ci sarebbe ancora un piccolo tratto di pista che ti collega all'H veloce per poi arrivare in un punto di raccolta dei furgoni, però oggi non lo faccio, ma è veramente corto. Comunque spero che il video vi sia piaciuto e alla prossima, ciao!